pronto soccorso linguistico col professor Paolo D'Achille. Professor D'Achille, buongiorno. Eccoci buongiorno. Qua, presidente dell'Accademia della Crusca e docente di linguistica italiana presso l'università. In modo anche più sbrigativo rispetto a dire 2000, però la pronuncia si vuole essere più... Ok, ed ora le parole delle arti e dei mestieri. Quindi qual è quella che ha scelto oggi, professore? La parola latina, che valeva era ambigenere. Pensano pensato. Che derivi dal gallo. In realtà, però, l'origine, professore, è sulla spesa, è l'espressione più diffusa, e la facevano certamente i bambini. Burocratese, cosa risponde a Paolo, professore? Più che il burocratese, questo è un istituto giuridico che praticamente si è diffuso, il nome è latino, però si è diffuso con i longobardi, e cioè uso capito la parola, quindi questo è il contesto, certamente. Oggi è di una parola decisamente più leggiadra e dalla storia anche molto curiosa, vero professore? Sì, parliamo dell'arcobaleno. Che bello. L'arcobaleno è un fenomeno appunto atmosferico tra i più suggestivi, questo arco in francese arc-en-ciel, ci sono varie altre rainbow in inglese, quindi insomma è veramente una formazione italiana. Professore, ci è rimasto ancora, abbiamo più di un minuto. Tonale sia da linguista, quindi cogliamo tutta la sua biografia, anche i momenti drammatici della guerra, quando gli fu sottratta la biblioteca familiare, portata in Germania e poi recuperata in circostanze misteriose. Arricchisce. Allora, grazie a voi. Di cuore, ci vediamo allora prestissimo. Perfetto, bene. Grazie professor D'Achille. Grazie ancora e buona domenica.